Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo oggi col consueto appuntamento col caso clinico del martedì. Il caso di oggi è presentato da due colleghe della clinica di medicina interna e immunologia clinica dell'ospedale Policlinico Universitario San Martino di Genova. Le colleghe si chiamano Ottavia Magnani e Schiavi. E la dottoressa Puppo Francesca. Il titolo del caso di oggi è Linfoproliferazione, non solo tumori ematologici. Prego alla dottoressa per l'inizio del caso. Ottavia? Sì, sono Chiara Schiavi, la dottoressa Magnani si scusa, ma ha avuto un imprevisto, quindi non sarà con noi. In alternativa c'è il dottor Andrea Ciao a Guastano, tutti. fa parte anche lui della nostra equip. E adesso volevo provare a condividere lo schermo. Lo vedete? Ok. Allora, innanzitutto ringrazio Fadoi e tutti voi per l'invito e a questa bella iniziativa. Lascio subito la parola alla mia collega, nonché neospecialista Francesca Pupo, che ci parlerà di un caso di una giovane ragazza che si presentava da noi per delle linfadenomegalie diffuse, per focalizzare l'attenzione su quello che è un po' una delle tombe del medico internista e non solo, anche dell'immunologo, che sono appunto le patologie linfoproliferative, perché ci sono sicuramente i tumori ematologici, ma non solo. Per cui direi che lascerei direttamente la presentazione del caso a Francesca. Buonasera a tutti, grazie per avermi dato la possibilità di poter presentare questo caso clinico. Ringrazio la dottoressa Schiavi e il dottor Guastalla per questa opportunità. Allora, iniziamo subito col nostro caso clinico. È una ragazza di 32 anni che è stata inviata alla nostra attenzione dalla collega ematologa per un riscontro incidentale di linfadenomegalie, aree di granulasa polmonare e ipergammaglobulinemia. Come sappiamo, le linfadenopatie sono un dilemma da sempre per il medico, in quanto spesso sono associate a patologie neoplastiche e anche se nella pratica clinica raramente le linfadenopatie sono maligne. Si suddividono praticamente in due grandi categorie. È importante avere un approccio sistematico in questo tipo di manifestazioni cliniche, eseguendo un attento esame obiettivo, un accurato, cioè un'attenta anamnesi e un accurato esame obiettivo. Le linfadenopatie si suddividono in due grosse categorie, che sono le localizzate e le generalizzate. Le generalizzate, le principali cause sono raccolte nell'acronimo MAIEMI, come potete vedere qua, e sono rappresentate dalle neoplasie, dalle infezioni batteriche, virali o di altra natura, le patologie autoimmuni come la Sjögren, il lupus eritematoso sistemico, le cause miscellanee come la castema e le cause iatrogene. È importante praticamente procedere con un approccio sistematico, fare degli esami di primo livello ematochimici come l'emocromo, l'elettroforesi proteica, l'indice di Flogosi, escludere le cause infettive andando a ricercare la serologia dell'HIV, HCV, HBV e tutte quelle che potete vedere rappresentate nella nostra diapositiva, e come secondo livello anche l'autoimmunità. Ovviamente, se ci troviamo di fronte a una linfadenopatia superficiale, l'esame di primo livello è l'ecografia, che già ci dà delle descrizioni di questo, del linfonodo. Se invece siamo di fronte a delle linfadenopatie profonde, quello che lo caratterizza meglio sono l'attacco col mezzo di contrasto. E in seconda battuta, per valutare l'attività metabolica di questi linfonodi, si esegue una PET. Ma ricordiamoci che il gold standard per linfadenopatie è la biopsia escisionale. Ci sono alcuni casi in cui il linfonodo da prelevare non è accessibile e quindi ci possiamo anche accontentare dell'ago aspirato o dell'esame citologico che ci dà qualche informazione per poter poi impostare l'iter diagnostico terapeutico. Tornando al nostro caso clinico, la nostra paziente presentava delle linfadenomegalie generalizzate, linfonodi di un diametro maggiore di un centimetro, alcuni dolenti, alcuni no.
E quindi ci siamo localizzati in questa parte praticamente del grafico. Nella sua storia patologica remota, vediamo che una paziente obesa con una storia di sindrome dell'ovaio policistico, iperproliattemia, trattata con terapia specifica, una storia decennale di epatosplenomegalia in follow-up radiologico. Nel 2019 aveva sviluppato un'orticaria spontanea ricorrente e l'anno scorso, a ottobre, ha eseguito un ricovero presso l'ospedale di Sestri Levante per una linfadenite suppurativa, dove nel liquido drenato si era esodato lo streptococco e contestualmente aveva sviluppato una porpora agli arti inferiori. Indagando sull'anamnesi familiare fisiologica, ci siamo poi concentrati prevalentemente sul comportamenti a rischio infettivologico, quindi l'abitudine sessuale, l'utilizzo di droghe per via endovenosa, e se aveva fatto dei viaggi all'estero recenti che la paziente ha negato. Per quanto riguarda invece la terapia, questa non porta particolarmente a un rischio di linfoadenomegalie. Durante la visita la paziente lamentava una stanchezza importante, un malessere generalizzato, e ci raccontava che ultimamente sentiva una secchezza buccale importante, che quando mangiava anche dei cibi molto secchi aveva bisogno di bere molta acqua. Si svegliava al mattino con una sensazione di sabbiolina negli occhi e con dolori articolari prevalentemente alle mani, che associato a una rigidità mattutina maggiore di 30 minuti, mentre negava sintomi di tipo B, sudorazioni notturne, febbre, pernicola oppure infezioni ricorrenti dopo l'infanzia. All'esame obiettivo quello che avevamo repertato era un fegato palpabile in ispirazione profonda di centimetri dal arcata costale e una milza palpabile all'arcata. La palpazione dei linfonodi superficiali, abbiamo ritrovato alcuni linfonodi laterocervicali subcentimetrici maggiore a sinistra, con un linfonodo a livello della base dello sterno cledomastoideo di 1,5 cm, di consistenza tesoelastica, mobile sui piani superficiali profondi, non dolente né dolorabile, e presentava anche un'orticaria al momento della visita, che era diffusa sui tronchi e sugli altri. Ci ha portato poi, abbiamo visionato la documentazione e aveva fatto nell'ottobre 2020 un attack total body per l'inquadramento dell'ipercortisolismo, e qui era stato riscontrato delle LAM sovrasottodiaframmatiche con aree di vetro smerigliato polmonare bilaterale. Risolto il quadro infettivo di ottobre della linfadenite superattiva, era stata programmata una PET di controllo che va seguito circa un mese dopo, in cui, come vedete, abbiamo una captazione attività metabolica di multiple linfadenopatie con un SUV massimo di 13. E gli esami ematochimici mostravano linfopenia con incremento degli indici di fluorosi, un'ipergamma globulinemia del 34% con IgG totali di 31,7 grammi sul litro, una beta 2 microglobulina elevata, una positività alla proteinura di Benjamin-Jones e un consumo del complemento. Ed erano state escluse tutte le case infettive, come potete vedere, dall'HIV al quantiferon, e anche c'era solo da segnalare una pregressa infezione dell'EBV. Quello che noi poi abbiamo fatto successivamente, siamo andati, visto anche la sintomatologia che aveva lamentato, degli esami di secondo livello, che sono quelli dell'autoimmunità, nel quale la paziente presentava una positività degli ANA A1-640 con quadro fluoroscopico Speckle, una positività per gli SSA e gli SSB, un fattore aromatoide positivo, mentre tutti i restanti, anche quella del pannello di autoimmunità epatocolestasica, era risultata negativa. Avevamo anche dosato le sottoclassi dell'IgG, e il rapporto IgG4 e IgG non era significativo. Avevamo poi richiesto la biopsia escisionale del linfonodo captante, che era sovraclaviale, e come vedete qua è riportato il referto istologico. Diciamo che quello che viene descritto nella parte microscopica non evidenza delle
caratteristiche di malattia proliferativa, più è un quadro inquadrabile come linfadenite reattiva. Discutendo il caso con l'anatomopatologo, lui inquadrava questo quadro istologico come una linfadenite associata a una patologia autoimmune. Allora siamo andati a vedere se a livello periferico nel immunofenotipo c'erano dei cloni, ma in realtà questi non li abbiamo trovato, ma abbiamo trovato una linfopenia CD3 CD4. Siamo andati a vedere anche le ghiandole salivari, per anche la presenza, che mi sono dimenticata di dire, che aveva una piccola tumefazione delle ghiandole sottomandibolari, il quale presentava una disomogeneità sia delle ghiandole parotidi che sottomandibolari. Il test di Schirmer era risultato positivo e per il riscontro radiologico delle aree di Gram Glass siamo andati a vedere come funzionava il polpone con la spirometria e la DLCO e ha descritto un quadro di anemia di tipo restrittivo con una diffusione normale. Però visto che l'attacco che ci aveva portato in visione era di un anno prima, allora abbiamo fatto una rivalutazione radiologica total body, la quale riconferma la presenza delle linfadenomegalie sovrasottodiaframmatiche, una lieve epatosplenomegalia, ma non venivano più descritte le aree a vetro smerigliato, quindi non c'era più il quadro di interstiziopatia. Discutendo poi con il radiologo, può essere che il momento in cui aveva fatto quell'attacco poteva aver avuto un'infezione intercorrente. A questo punto, avendo tutti questi dati a disposizione, dalle LAM, la linfadenite reattiva, l'orticaria, una pregressa porpora, gli otto anticorpi positivi, il consumo del complemento, quello che vedete nel riquadro, siamo giunti alla diagnosi praticamente di Sjögren. Ma era doveroso, in una paziente così giovane, escludere che non ci fosse una componente neoplastica. Allora io adesso farò proprio un volo pindarico sulla sindrome di Sjögren, sottolineando più che altro l'importanza di inquadrare i rischi che ogni singolo paziente ha, perché la sindrome di Sjögren tra le varie patologie autoimmuni è un po' un'orfanella sia di terapia che poi di follow-up indicativo. Come tutti sappiamo è una patologia sistemica che si inquadra principalmente come una sindrome sicca a genesi autoimmunitaria, quindi una sialadenite che coinvolge le ghiandole salivari e lacrimali, ma non è solo questo, è di fatto una patologia sistemica che può manifestarsi con un ventaglio ampissimo di patologie. L'infiltrazione linfocitaria degli organi interessati porta poi a un'infiammazione dell'organo stesso, al danno con un'alterazione della struttura e dell'architettura dell'organo stesso e quindi alla disfunzione. Senza che ci stiamo a soffermare, esiste la forma primaria, che è quella isolata, e la forma secondaria, quando associata ad altre patologie autoimmuni sistemiche ben delineate. In particolar modo si conosce bene l'associazione con il lupus, però può essere associata anche alla sclerosi sistemica, all'artrite reumatoide e un po' a tutte le forme connettivitiche. È, come quasi tutte le patologie autoimmunitarie di nostra competenza, colpisce maggiormente le donne con un rapporto di 9 a 1 e la fascia colpita normalmente è quella tra i 30 e i 50 anni. La patogenesi è ancora nebulosa, però come spesso accade, su una base di predisposizione genetica si intersecano fattori epigenetici e fattori ambientali, soprattutto di infezioni croniche virali, che portano a una alterazione. Senza andare nel dettaglio, anche se a me piacciono molto le cose patogenetiche, per andare proprio a capire quale potrebbe essere il meccanismo su cui agire, si ha un ruolo centrale delle cellule epiteliali salivari che in seguito ad anni cronici, come si è visto in alcune infezioni, per esempio quello da EBV, diventano delle cellule presentanti degli autoantigeni, e qui sembra che abbiano un ruolo gli SSA e gli SSP nella patogenesi. Si sviluppa un primo pathway di segnale interferon 1 mediato che porta alla differenziazione dei TCD4 in T-helper di tipo 1, in T-helper 17, in T-helper follicolari.
si va a creare un microambiente citochimico che porta da una parte alla proliferazione dei linfociti B con la differenziazione in plasmacellule, dall'altra alla produzione di interleuchina 22, quindi organizzazione dei linfociti B e dei linfociti T in cellule, in centri germinativi, che vanno a portare un'infiammazione e una risposta immunitaria che si automantiene senza particolare controllo, perché c'è tutto alla base una disregolazione dei meccanismi di checkpoint praticamente. Questo porta a un'aumentata apoptosi delle stesse cellule salivari, con un'aumentata espressione degli autoantigeni, con un'aumentata infiammazione che porta al danno e alla distruzione disfunzione ghiandolare. Clinicamente la sjogren-si, sindrome sicca, quindi con xerostomia, xeroptalmia, xerosi cutanea, xerosi vaginale, ma è una patologia sistemica a tutti gli effetti che può coinvolgere tutti i sistemi e gli apparati, come potete vedere in questo cartello. Manca una componente importante da tenere presente quando si ha davanti una donna con sindrome di Sjogren, che è la problematica ostetrica, perché gli SSRO passano alla barriera ematoplancentrale e a livello della formazione del cuore del feto possono portare a quattro ventricolari, perché hanno un tropismo per le cellule del sistema di conduzione cardiaco, per cui è fondamentale l'adeguato counseling delle donne in età fertile, come spesso sono peraltro, per indirizzarle a ginecologi e centri ginecologici di terzo livello che possano prendere in carico la paziente. Inoltre gli SSRO possono portare nel neonato, quindi una volta che la gravidanza è andata a buon fine, forme di lupus neonatale, e quindi anche lì è importante che la donna sia ben informata. Poi non ci sono veti per le gravidanze, ci sono tante nostre pazienti che hanno avuto figli, è andato anche tutto bene, però bisogna che lo sappiano. La diagnosi si consta di criteri di inclusione e criteri di esclusione, come ogni diagnosi. È fondamentale che ci sia però la sindrome sicca da almeno 3 mesi e che siano state escluse infezioni croniche come quella da epatite C e anche epatite B, che qui non è segnalata, l'HIV, patologie infiltrative come l'amiloidosi, la sarcoidosi e le IgG4 related disease, e poi anamnesi che il paziente ci dice alla prima vista, quindi se è stato sottoposto a radioterapia del distretto testa-collo, se ha avuto un trapianto di midollo. Una volta escluse queste, si va a far riferimento ai criteri classificativi, e ci teniamo sempre a sottolinearlo, non sono diagnostici, però sono, diciamo, quello che abbiamo per poter indirizzare la diagnosi, che per la Sjogren sono quelli della CL Euler del 2016. Quindi, una volta valutata la sicchezza dell'occhio col test di Schirmer, l'ocular staining score, la flussimetria delle ghiandole del flusso salivare, che non fa nessuno purtroppo, però in teoria è criteriale, la positività autoanticorpale, si può già avere senza quindi l'esame biottico, avere la diagnosi nei quadri molto eclatanti. Nei quadri dubbi, e comunque in tutti i pazienti che sono predisposti, sarebbe sempre bene avere anche la biopsia delle ghiandole salivari minori, che si fa con una tecnica mini-invasiva, perché si prendono almeno 5 ghiandole a livello del labbro inferiore con un piccolo taglietto, si analizzano, si guardano i foci e si calcola il focus score. Questo serve sì per la diagnosi, ma anche per la prognosi dei pazienti, perché maggiori sono i foci linfocitari, maggiore è il rischio che poi questi pazienti abbiano delle forme sistemiche e delle forme linfoproliferative. Quindi poi la diagnosi si completa con un esame, sistemico del paziente, sia a livello laboratoristico che a livello strumentale, ovviamente con degli esami di minima che vengono sempre fatti, la radiografia del torace, l'ecografia dell'addome e l'ecografia delle ghiandole salivari. Poi se il paziente ha determinati sintomi, si può indirizzare alle prove di funzionalità respiratoria piuttosto che direttamente alla TAC ad alta risoluzione, alla PET nel caso in cui, come questa paziente, in realtà iniziasse tutto con altri sintomi e non con quelli della sindrome sicca, se c'è interessamento neurologico dal neurologo e così via. È importante anche in sede di prima visita, quindi cioè di diagnosi al tempo zero, fare l'attività di malattia, che è la SDAI, perché anche questo ha un valore prognostico, soprattutto quando si ha un SDAI maggiore di 5, quindi un'attività già moderata.
È importante proprio perché ci sono molte complicanze sistemiche e la principale per la sindrome sicca è proprio il linfoma non Hodgkin, che viene sviluppato nel 5% dei pazienti con Sjögren e che ha un fattore di rischio di 14 volte rispetto alle altre malattie autoimmuni sistemiche e di 40 volte rispetto alla popolazione generale sana. Di solito sono tumori, sono maltomi, quindi indolenti, delle ghiandole salivari, però possono sviluppare questi pazienti, oltre che altri tumori solidi come il carcinoma della tiroide, o del cavo orale o dello stomaco, anche linfomi della zona marginale e linfomi diffusi a grandi cellule B, che invece sono molto più aggressivi e hanno una prognosi completamente diversa. Peraltro un decimo di questi pazienti col maltoma sviluppano successivamente un linfoma aggressivo, per cui è importante nel momento in cui vediamo il paziente e poi nel follow-up ovviamente cercare di escludere il linfoma in quel momento, di stratificare il rischio del singolo paziente per lo sviluppo del linfoma ed eventualmente nel caso in cui il linfoma ci fosse indirizzare a corretta terapia insieme all'ematologo. Teniamo presente che veramente la maggior parte dei pazienti sono delle donne molto giovani, cioè l'età media è 30-35 anni, quindi anche se il maltoma non è un tumore molto aggressivo, comunque a questa età c'è tutto il tempo poi di evolvere in forme più aggressive. La linfomagenesi è molto complessa, però è il classico esempio di una linfomagenesi indotta da antigeni, in questo caso autoantigeni, che inizialmente stimolano la proliferazione policlonale dei linfociti B, che viene poi ristretta a pochi cloni fino a avere la selezione di un clone e quindi lo sviluppo di linfoma. Ovviamente è importante fare la diagnosi differenziale tra le forme benigne che sono sempre associate in queste patologie, spesso via un'iperplasia benigna a livello delle ghiandole salivari, e in questo può essere d'aiuto sia l'ecografia col Doppler che la risonanza, e ovviamente l'ultima parola ce l'ha l'istologico con l'evidenza del clone. In questa tabella in basso a sinistra, presa da uno studio pubblicato su Medicine di Baltimore nel 2012, si vede come in realtà nella Sjögren la prognosi dipende fondamentalmente dal tipo di tumore, di linfoma che si sviluppa, perché il maltoma ha una prognosi buona se viene poi escisso e seguito nel tempo. Però a differenza di altri di pazienti che sviluppano maltoma e linfomi, ha un ruolo prognostico anche l'attività della sindrome sicca, della sindrome di Sjögren e del coinvolgimento sistemico. La terapia è quella degli altri maltomi sostanzialmente, dove è stato però visto in alcuni studi che l'aggiunta del rituximab nei pazienti che meritano una terapia, una chemioterapia sistemica, è fondamentale proprio perché c'è un'iperattivazione del sistema immunitario di base, che è coinvolta alla base della genesi del linfoma. Qui nella tabella esposta in rosino, presa da Nature Review del 2016, si è fatto uno sforzo per trovare i fattori di rischio legati allo sviluppo di linfoma nei pazienti con diagnosi di sindrome di Sjögren. Come vedete ci sono delle evidenze molto facili da avere. Basta addirittura l'anamnesi, oltre che degli esami di laboratorio di primo livello, lasciando stare i polimorfismi genetici e anche l'aumento di alcuni livelli citochimici che non sono a disposizione nei normali ospedali, se non per scopi di ricerca. Però vedere se c'è una linfopenia CD4, il complemento, le trioglobuline, sono tutte cose che si riescono a fare abbastanza rapidamente e agevolmente, che ci possono indirizzare sulla stratificazione del rischio di questi pazienti. In più, diversi studi hanno visto che un alto titolo degli SSA o degli SSB e degli SSB correla con il rischio di sviluppare linfoma. La nostra paziente aveva 7 di questi fattori di rischio, tenendo presente che non si era voluta sottoporre alla biopsia delle ghiandole salivari, quindi quel dato non ce l'abbiamo. Se guardiamo l'analisi che ha fatto Frank Yudaki con il suo gruppo nel 2016, con 7 o più fattori di rischio clinici laboratoristici si ha praticamente la certezza di sviluppare nel corso della vita un linfoma. Inoltre, in uno studio più recente pubblicato su Frontiers, si è visto che i pazienti sotto i 35 anni, sopra i 65 anni, hanno per motivazioni diverse un maggior rischio di sviluppare linfoma rispetto
ai pazienti con sindrome di Sjögren che esordiscono nell'età, diciamo, media, quindi tra i 30, tra i 40 e i 50 anni. E la nostra paziente aveva 32 anni, quindi aveva anche quel fattore di rischio in più. Quindi ripasso la parola a Francesca per vedere cosa abbiamo fatto su questa paziente a questo punto. Come potete vedere, qua c'è un omino disperato perché ci siamo trovati di fronte a questa paziente in cui, guardando anche le raccomandazioni dell'Euler, non ci sono praticamente dei sostanziali cambiamenti nella terapia dello Sjögren rispetto ad altre patologie un po' orfanella. Infatti gli studi che qua sono presentati hanno delle evidenze scientifiche molto basse e molto spesso richiedono praticamente una terapia sistematica quando abbiamo un'attività, una malattia importante. Infatti possono essere sottoposti a una terapia sistemica solo i pazienti che hanno un alto indice di attività di malattia data dallo score che ha precedentemente descritto la mia collega. Infatti la nostra paziente aveva uno score molto alto, aveva quindi un coinvolgimento sistemico importante con un aumentato rischio di sviluppare il linfoma. Diciamo che essendo praticamente dal punto di vista dei trial clinici un po' orfanale rispetto alle patologie autoimmuni, per quanto riguarda la terapia che siamo andati, che si possono valutare nei pazienti con Sjögren, ci rifacciamo un po' all'esperienza delle altre patologie autoimmuni. Diamo praticamente una dose importante di steroide sistemico, con poi un tapering abbastanza rapido, associando praticamente dei farmaci risparmiatori di steroide che sono di marzo. Ovviamente dobbiamo poi valutare il tipo di terapia a seconda del tipo di paziente che vediamo. Ovviamente se un paziente presenta un coinvolgimento articolare mucocutaneo importante, possiamo utilizzare come farmaco di fondo l'idrossiclorochina se questo non bastasse potremmo aggiungere il metotrezzato, la azatioprina, se ha un coinvolgimento polmonare possiamo mettere il micofenolato. Per quanto riguarda invece gli studi sui biologici sono veramente pochissimi. Si è concentrato molto l'attenzione sul ruolo centrale dei linfociti B, ci sono dei studi che avevano eseguiti su rituximab che sembravano promettenti, però poi ne è uscito un altro in cui invece è stato fallimentare. Per quanto riguarda invece il belinumab, ci sono dei studi che derivano soprattutto dei pazienti lupici che hanno come forma secondaria lo Sjögren. Però diciamo che guardando la nostra paziente, lei presenta questi coinvolgimenti, un coinvolgimento articolare importante, un'orticaria cronica ipocomplimentemica e un coinvolgimento ghiandolare, come avevo detto prima. Incidenza, aveva permesso la tumefazione, anche se non è così evidente, di delle ghiandole sottomandibolari. Guardando praticamente l'approccio terapeutico, noi, visto che è una paziente ad alto rischio di sviluppo di linfoma, ci troviamo nel riquadratino arancione scuro, dove praticamente la terapia indicata sarebbe il rituximab. Infatti lei, come ha detto precedentemente la mia collega, presenta almeno 7 fattori di rischio, se contiamo anche l'età 8, per lo sviluppo praticamente del linfoma, e sono qua riassunti nel riquadro. Allora quello che abbiamo deciso di fare era avviare praticamente come terapia di fondo per il manifestazioni articolari che portavano una riduzione della qualità di vita, un'idrossiclorochina e partendo con una dose di steroidi di 30 mg di, tenendo conto che una paziente che ha lo sindrome dell'ovario policistico, l'obesità e un sospetto ipercortisolismo. E quindi abbiamo fatto tutte le pratiche per l'approvazione off-label del rituximab e impostato un follow-up clinico-laboratoristico strumentale a 3 mesi. Però la realtà, ci scontriamo con la realtà. Cosa è successo? Che la nostra paziente durante la terapia con lo steroide ha sviluppato lesioni purpuriche. Abbiamo pensato di avviare la terapia con micofenolato, ma lei nel frattempo ha preso il Covid, patch sintomatico e non ha mai più iniziato la terapia consigliata.
per un ritardo burocratico nell'approvazione dei rituximab perché ci abbiamo messo molto, per una scarsa comprensione della paziente perché lei è una paziente che molto spesso rimanda le visite, non fa le terapie in maniera praticamente consigliata, ha sempre un po' da recriminare tutto ciò che consigliamo e poi ha espresso il desiderio di gravidanza, a quel punto ci siamo trovati in difficoltà. E cosa facciamo con questa paziente qui con alto rischio linfoma? Nel frattempo sono passati mesi, è arrivato il momento della rivalutazione clinico strumentale, laboratoristica strumentale, e abbiamo visto un miglioramento alla PET con la riduzione della captazione dei linfonodi laterocervicali, ascellari, pettorali. Si è passato da un SUV che era massimo 13 a 2,5. Gli esami di laboratorio permanevano leucocitosi neutrofila che era dovuta prevalentemente alla terapia con lo steroide. Abbiamo avuto un aumento del complemento, una riduzione della componente gamma nell'elettroforesi che da 34 è passata a 25 e anche gli indici di flogosi erano in riduzione anche se ancora elevati ed era completamente quasi risolta la porpora in lato inferiore. Quindi abbiamo, quello che abbiamo fatto è, ok, la paziente ha espresso la sua volontà ad accettare la terapia, abbiamo soprasseduto la terapia con rituximab, abbiamo avviato la terapia con micofenolato per poter ridurre lo steroide il più, molto lentamente, proprio perché la paziente è molto difficile gestione perché ha una scarsa compliance e però alla luce proprio di questo abbiamo impostato un follow up molto stretto trimestrale, in modo tale da poter poi valutare in corso d'opera se ci sono delle alterazioni in cui praticamente dover iniziare la terapia con rituximab, visto che ha un alto rischio di sviluppare linfoma. Andando alle conclusioni, quello che vogliamo sottolineare da questo caso clinico è che le linfadenopatie sono spesso un riscontro comune e molto spesso specifico. Ed è importante un approccio sistematico con un'attenta anamnesi, un accurato esame obiettivo e gli esami laboratorici strumentali di primo livello ci aiuteranno poi a impostare un iter diagnostico adeguato, che il gold standard è sempre, se si può fare, una biopsia escissionale. Ricordare che nello Sjögren, che è caratterizzato da una sialoadenite linfocitaria, abbiamo un'attivazione disregolata, esagerata dei linfociti T che portano a proliferazione non controllata, con accumulo di alterazioni cromosomiche e genetiche che portano allo sviluppo di un clone e poi di un linfoma. Tenendo conto anche che questi possono sviluppare un maltomi indolente, che il 10% di questi maltomi potrebbero sviluppare un linfoma grancello LB aggressivo, quindi dobbiamo praticamente tenerne conto. Non ho ore quando lo faccio, ma io non è che ho il tempo che ce l'ho sempre a disposizione. Dai, io te le tolgo un attimo il letto, ci metti un minuto. Scusate, vabbè. Allora, concludendo, quello che vogliamo dire è che nello Sjögren, soprattutto nei pazienti che hanno un alto rischio di linfoma, che presentano quei fattori di rischio che la Chiara ha descritto precedentemente, è importante praticamente impostare un follow-up clinico, strumentale, laboratoristico molto riavvicinato ed avviare il più precocemente possibile la terapia immunosoppressiva. Questo deve essere però tener conto del singolo paziente e dei sintomi che lui presenta in quel momento. Grazie per l'attenzione, scusate. Grazie, grazie a voi. Complimenti per il caso davvero molto bene esposto e approfondito, che ci ha dato sicuramente occasione di riflettere. Non so se Andrea, che ho intravisto, voleva fare qualche osservazione. Ricordo a chi è connesso che può scrivere. È andato? È andato, sì. È andato. I partecipanti connessi possono scrivere domande sulla chat, che ora non ne vedo, però ricordo questa cosa. Ma riguardo al fattore di rischio per lo sviluppo di linfoma, di fatto voi avete sottolineato che praticamente quasi tutti i pazienti alla fine, o comunque una grossa parte, perché quella tabella che avete mostrato. In realtà
la stragrande maggioranza ha solamente l'interessamento ghiandolare. Comunque, siamo dentro una patologia rara e nella maggior parte dei casi, per fortuna, il sintomo sistemico più comune, oltre l'astenia, sono le artralgie. Difficile che sviluppino queste proliferazioni linfocitarie così evidenti come in questa paziente, che peraltro era stata già screenata da precedenti colleghi, in particolare l'ematologo, per cui era arrivata con una abbastanza certa esclusione di una neoplasia ematologica in quel momento. Di solito, comunque, quando noi ci arrivano pazienti con classica xerostomia, xeroftalmia o magari anche xerosi cutanea, alcuni hanno tosse, xerostomia e tosse, che poi deriva da xerosi tracheale, e parte tutto da lì. Una volta che si sono fatti i primi esami per arrivare alla diagnosi, quindi la visita oculistica con lo Schirmer, l'ocular staining score, un'ecografia delle ghiandole salivari, perché si è visto essere fondamentale, probabilmente nei prossimi consensus verrà messa come criterio classificativo l'eco, perché si è vista che ha anche un valore predittivo sulla prognosi importante. Una volta che si arriva alla diagnosi con il pannello autoanticorpale, eccetera, tutti i pazienti noi li stratifichiamo con il fattore reumatoide, le crioglobuline, il complemento, che nella pratica il 90% dei pazienti che vengono da noi l'hanno già fatto il complemento, però il complemento, una tipizzazione, l'ecografia dell'addome, la radiografia del torace, se non hanno quadri così eclatanti come questa ragazza. E nel momento in cui abbiamo tutti questi dati, andiamo a vedere in che casella di rischio si collocano. Poi ci sono certi controlli come l'ecografia dell'addome, lo facciamo annualmente praticamente, perché valutare l'epatosplenomegalia si fa annualmente, come i linfonodi a livello epatico, per dire. Però nei pazienti con alto rischio questo ci dà un'arma in più per poter valutare con una TAC total body o una PET o una valutazione ematologica integrata con noi i pazienti che potrebbero avere in quel momento linfoma. E questa ragazza qui, che tra l'altro aveva la visita di controllo oggi e l'ha disdetta, tanto per entrare in quello che poi è tanta, sono tanti bei discorsi, ma nella pratica c'è anche il paziente, bisogna vedere come si sposa con quello che c'è da fare. Lei ora non ha un linfoma, ma tra un mese, sei mesi, un anno, cinque anni, dieci anni ha un altissimo rischio di averlo. E se si vede lo studio di Fried Cutie, nella sua vita lo svilupperà. Poi c'è sempre un po' di errore, però avendo 32 anni ha tutto il tempo per svilupparlo. Per questo noi volevamo... Questo è un messaggio chiave importante, secondo me. Cioè il fatto che appunto c'è questa correlazione, alla fine con i fattori di rischio davvero diventa... Cioè in quella tabella lì penso che rientrino praticamente tutti. È pubblicata su Nature, quindi non... Sì, sì. E tra l'altro... Bisogna anche considerare che spesso questa cosa, cioè non spesso, che negli ultimi 5-10 anni che si è sottolineata questa associazione tra le linfoproliferazioni in generale e lo Sjögren, perché 14 volte un rischio maggiore del lupus, per dire, è tanto. Cioè, anche 40 volte in generale. Giancarlo, no, che non vedo adesso, non si è visto. No, complimenti, perché abbiamo imparato molte cose. La cosa più interessante è sicuramente l'importanza della biopsia. Naturalmente questa donna ha avuto una storia strana, perché arrivava già dall'ematologo con una biopsia del linfonodo, ma come prima scelta voi avreste scelto una biopsia della ghiandola salivare, se fosse stata una che non vi arrivava dall'ematologo e non aveva fatto nessun tipo di biopsia. Ve lo chiedo. E poi un'altra cosa che mi interessava è se la terapia viene data in base al rischio del linfoma o in base al quadro clinico, che questa donna era piuttosto florido effettivamente, e se avete qualche idea che esiste una terapia particolare per cui la prevenzione di un eventuale linfoma futuro possa essere più solida, più concreta, oppure se queste evidenze non ce l'abbiamo ancora, cosa che credo sia probabile. Se la terapia riduce l'incidenza di linfoma. Eh sì. Già,
Allora, per quanto... Fai domande, scusa. No, no, figurati. Allora, anzi... grazie. Per quanto riguarda la prima osservazione, in questa particolare paziente no, anche noi avremmo mandato a fare la biopsia del linfonodo perché diciamo che era troppo suggestivo il quadro a posteriori anche per sindrome di Sjögren, ma ancor di più con la sindrome di Sjögren prendere il linfonodo e guardare cosa c'era dentro era fondamentale. Tra l'altro abbiamo veramente parlato tanto con l'anatomopatologo di riferimento perché anche lui non era convinto al 100% che quella linfadenite non potesse essere una forma prelinfomatosa sostanzialmente, considerando che è stato preso un linfonodo retroclaveare tra quelli che captavano di più, però lui stesso diceva bisognerebbe avere la certezza che nel momento in cui hanno preso il linfonodo, quel linfonodo visto in ecografia fosse lo stesso che alla PET captava 13 e non per dire 8, e questo dato di certezza non si ha mai, quindi... però quello che ci ha fatto piacere in questa paziente, che non è così scontato, è che si è andato dritti a prendere tutto il linfonodo, perché poi un conto è il clone neoplastico, che se lo vedi lo vedi, però l'altro conto è valutare tutta la struttura linfonodale, e nelle nostre patologie dove spesso ci sono degli interessamenti, penso anche alle forme granulomatose dei linfonodi, è fondamentale avere tutta l'architettura del linfonodo per vedere come si organizzano i linfociti, se ci sono centri germinativi, se l'architettura è conservata, se è sovvertita, e questo è fondamentale. Quindi in questa paziente la biopsia delle ghiandole salivari ci avrebbe dato un qualcosina in più, perché il focus score, che praticamente consta nel contare quanti foci linfocitari ci sono in area da 4 mm quadrati di superficie ghiandolare, anche quello ha una correlazione alta ed è il parametro con la correlazione più alta per il rischio di sviluppare poi linfoma. Però la paziente non era convinta di farla, i dati ce li avevamo anche senza, quindi abbiamo soprasseduto. Per quanto riguarda l'ultima domanda, perché quella di mezzo non me la ricordo, per quanto riguarda l'ultima domanda non ci sono evidenze per quanto riguarda il trattare i pazienti con un rischio più alto di sviluppo di linfoma rispetto agli altri, peraltro anche per le singole manifestazioni, le artriti associate a Sjögren, ci si basa su quello che si fa in altre patologie in cui gli studi sono di più. A livello di connettivopatie, quindi di solito nelle forme con interessamento cutaneo articolare si mette di base il Plaquenil, riprendendo un po' quello che si fa nel lupus, e si mette di solito il metotrexato, riprendendo quello che si fa nell'artrite reumatoide, e così per tutte le manifestazioni, quindi l'interstiziopatia della Sjögren, che spesso sono forme indeterminate, vanno con il micofenolato. In chi c'è questa linfoproliferazione, quello che si è visto è che il rituximab comunque uno stop lo dà. Quindi è il motivo per cui noi avremmo fatto il rituximab in questa ragazza, anche per l'età. Ovvio che se becchiamo una signora di 70 anni, che escludiamo tutte le forme paraneoplastiche, diciamo ha una Sjögren primaria a esordio tardivo, magari lì ci si pensa se fare di botto il rituximab, ma in una ragazza che ha teoricamente 50 anni, un po' di vita media ancora davanti, valeva la pena farlo. Poi è andata così, no, ci abbiamo tenuto a metterlo come è andata veramente, perché poi va così stesso, nel senso che la paziente è scomparsa per, non scherzo, 8 settimane più o meno, è tornata che era piena di porpora all'inizio, poi è ritornata che in realtà stava andando meglio, e allora abbiamo detto cerchiamo anche di andare incontro a quella che è la volontà della paziente. Se no la perdiamo al colore. Un po' di ansia sta cosa ce l'ha messa, però non nego. Sì. C'è anche un'altra domanda che però non mi ricordo. L'aumento delle ISG4 prima della biopsia poteva essere significativo, è stato fuorviante? Cosa? Non ho capito. L'aumento delle ISG4, visto che si aveva un valore 4 volte la norma, giusto? No, aveva 180 con limite 140. Allora, 40, sì. In realtà no, perché facendo poi l'Arezio con le IgG totali l'aveva 30 grammi di IgG, che sono tantissime,
la ratio era meno del 10%, quindi non era significativo. Comunque poi all'anatomopatologo abbiamo chiesto la colorazione e non ce n'erano a sufficienza di IgG4, quindi quella è stata esclusa. E tra l'altro le IgG4 sono una patologia che sta, le IgG4 di rating disease, che sta emergendo sempre di più, anche proprio si ritrovano. Quello che abbiamo visto e che si sta vedendo è che quando si trovano delle forme con IgG4 bisogna sempre attentamente escludere delle neoplasie anche, diciamo tra virgolette, latenti o nascoste, perché poi noi abbiamo tanti pazienti che nel giro di 2 anni hanno sviluppato, magari ce l'avevano già, però abbiamo fatto diagnosi di tumori, perché sono proprio una forma di risposta del sistema immunitario a forme tumorali. Bene. Va bene, direi che sono state bravissime. Bravissime, sì, davvero. Per l'indagine, per l'orario fatto. No, bene, grazie. E direi che possiamo chiudere perché siamo quasi al tempo massimo e quindi vi ringrazio davvero, complimenti e grazie. Alla prossima allora, vi recluteremo per i prossimi casi. Va bene, Giancarlo salutiamo allora, cosa grazie. Dici? Grazie ragazze, complimenti, bravissime, non abbandonate Fadoi. Attaccati perché sono dei casi clinici veramente utili, cioè si impara tantissimo. Speriamo sì, che venga visto da tante persone. Ma sì, ricordo la visualizzazione su YouTube, che sono molto più numerose rispetto alla presenza in data. Quindi ricordatevi YouTube, il canale YouTube Fadoi. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao.